Buongiorno. Uno di questi due oggetti è un rifiuto. L'altro è una bottiglia. Che differenza passa tra una bottiglia piena ed una vuota? Cos'è quindi un rifiuto? Il rifiuto solido urbano è composto da carta, plastica, vetro, metalli, tessuti e organico. Secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, la produzione pro capite in Italia è cresciuta negli ultimi decenni fino a superare i 550 kg all'anno. Parte di questi rifiuti segue un percorso dedicato che porta al recupero quasi totale della materia, le raccolte differenziate, con enormi benefici nel breve e nel lungo periodo. Ma non è sempre così. Ci sono grandi aree in Italia, soprattutto al sud, dove la raccolta differenziata non è ancora avviata con efficienza ed esistono vere e proprie emergenze. Inoltre, in alcuni centri storici di città italiane o in territori dove ci sono paesi molto piccoli e lontani tra loro, la gestione dei rifiuti è molto difficoltosa, con un notevole impatto ambientale ed economico dovuto alla circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta. Inoltre c'è il cosiddetto sacco nero, quello con rifiuti indifferenziati che racchiude diversi materiali potenzialmente riciclabili, ma che finiscono negli inceneritori o nelle discariche. Com'è possibile gestire al meglio questa situazione? Possiamo ottenere energia e materia riciclabile da una massa indifferenziata di rifiuti? La valutazione del ciclo di vita rappresenta uno strumento fondamentale di analisi dei sistemi industriali e il suo utilizzo è in forte crescita. La LCA ci permette di valutare e quantificare l'impatto energetico ambientale di un prodotto o di un processo nel suo intero ciclo di vita, dall'acquisizione della materia prima sino al fine vita. Analizziamo ora cosa succede alla materia quando diventa rifiuto. Ora stanno avvenendo dei processi naturali che decompongono la materia organica, lasciando solo materiali recuperabili attraverso un processo di riciclo. Ma se lo stesso processo avviene in condizioni anaerobiche, cioè in assenza di ossigeno, si ha la produzione di biogas, che può essere trasformato in energia con il minimo impatto ambientale. Ma vediamo cosa avviene di preciso in questo processo. Ad esempio il glucosio. Il composto organico più diffuso in natura è uno dei carboidrati più importanti ed è usato come fonte di energia sia dagli animali che dalle piante. Durante il processo di decomposizione, gli atomi di carbonio si separano tra loro, originando molecole di metano che compongono il biogas. Inoltre, se si fanno ricircolare in modo controllato i liquidi presenti nella massa di rifiuti, creando le corrette condizioni di umidità, questo processo viene ottimizzato avvenendo omogeneamente nell'intera massa di rifiuti, in un tempo minore e con una maggiore produzione di biogas. Oltre ai materiali che si possono riciclare, da questo processo deriva un materiale che può essere utilizzato per produrre energia. Vediamo ora com'è possibile mettere in pratica le cose che si sono appena dette. Quella che vedete è una culla. È la struttura che alloggia il bioreattore e ha lo scopo di garantire un corretto isolamento del rifiuto dall'ambiente circostante. Alla base del bioreattore viene costruito un sistema di drenaggio per raccogliere i liquidi presenti, che verranno sistematicamente ricircolati all'interno della massa dei rifiuti. Il rifiuto urbano in entrata viene trattato da un omogeneizzatore al fine di ottenere un mix ideale per i processi naturali e di ottenere masse compatte che successivamente verranno disposte a riempire il bioreattore. Fra gli strati sovrapposti vengono disposte le tubature, necessarie, assieme al sistema di drenaggio, al ricircolo dei liquidi.
Contemporaneamente si realizza il pozzo per la captazione del biogas, che verrà generato durante il processo. Una volta che l'impianto è riempito, viene coperto e chiuso creando le opportune condizioni anaerobiche, cioè in assenza di ossigeno, e garantendo che il biogas prodotto nelle fasi successive non rilasci nell'ambiente cattivi odori. Nella fase successiva vengono create e mantenute le condizioni ideali per i microorganismi responsabili della degradazione della sostanza organica, effettuando un ricircolo di liquidi all'interno della massa rifiuto, attraverso il sistema di drenaggio e attraverso le tubature per il ricircolo. Questo velocizza ed ottimizza il processo di fermentazione della componente organica, con un'elevata produzione di biogas concentrata nel tempo. Questo biogas viene raccolto e convogliato in appositi condotti che lo portano all'impianto dove viene combusto, producendo energia elettrica verde e pulita. Questo processo, infatti, produce energia con un impatto ambientale bassissimo, in quanto si tratta principalmente di gas metano generato da fonte rinnovabile. L'impianto BEST è caratterizzato dalla ciclicità delle sue fasi. Infatti, più bioreattori vengono affiancati e gestiti in modo da rispondere senza interruzione alla produzione di rifiuto solido urbano. Una volta stabilizzato il rifiuto, questo non produce più biogas e cattivi odori. Il bioreattore può quindi essere riaperto. La materia convertita in biogas, inoltre, avrà ridotto sensibilmente il proprio volume. La materia rimanente viene prelevata e processata meccanicamente in un apposito impianto, che separa le diverse frazioni riciclabili, come ad esempio plastica, metalli, inerti e materiale ad alto potenziale energetico. Queste, dopo un opportuno trattamento, verranno reimmesse come materia riciclata nei processi produttivi per dare vita a nuovi prodotti. Il sistema BEST permette una migliore e più semplice gestione dei rifiuti solidi urbani. Vediamo i vantaggi che comporta. Una risposta immediata ai problemi legati alle continue emergenze, con un risparmio enorme sui costi di gestione delle stesse. Meno cassonetti e mezzi di trasporto in ambiti particolari, quindi un processo di raccolta semplificato con un minor impatto ambientale. A differenza di una discarica o di un inceneritore, il sistema BEST ha molti più vantaggi. Il ciclo di decomposizione dei rifiuti avviene in minor tempo. Una gestione controllata del percolato. Nessuna criticità ambientale, grazie ai processi naturali di decomposizione. Massima efficienza nella produzione di biogas, quindi di energia. Ciclicità del processo, con la possibilità di un successivo riempimento del bioreattore. Recupero finale dei materiali da inviare al riciclo, con lo svuotamento dei bioreattori, delle vere e proprie miniere artificiali. Cos'è quindi un rifiuto?